Jumps to other universes, moving to collapse. Cazzo ragazzi, c'è un uomo nel mio letto. Però la gente pensa che non sia vero che io zoppichi la mattina. Amore, la colazione è pronta? Buongiorno, Gian, buongiorno. Buongiorno. Sempre un vampiro, anche tu, hai gli occhi rossi. Twilight. Buongiorno, scusati, 4:20 del mattino, sono in ritardissimo, ma a sorpresa, oggi c'è anche Gianluca di Azzonzo con Zazzu. Zazzu sempre a zonzo. E Zazzu sempre a zonzo. Che ha fatto poi, è partito con me da Valdobbiadene a fare la prima tappa, ci siamo conosciuti, cos'è? Da un mesetto che ci Primo conosciamo, maggio. senti? Primo maggio. Quanti giorni abbiamo oggi? Ecco, Ma 20 giorni, dai. 20 giorni di Zazzu. E oggi e probabilmente domani fa le tappe insieme a me. Quindi un bel supporto morale. Andiamo a prendere la Via Romeo Germanica, facendo un giro strano e diverso da quello che era impostato sulla mappa originale, ma per il momento va tutto bene. Siamo partiti alle 4, alle 4 e mezza, un po' in ritardo, perché la tappa oggi è lunga 33 km e quindi vorrei arrivare prima del sole. Facendo tra un po' tutto l'argine di un fiume, non mi ricordo quale sia, oltretutto vorrei evitare le zanzare. Oggi, ad esempio, sto indossando i pantaloni lunghi, che al momento è solo un fastidio perché mi grattano contro le punture che ho sui polpacci. Stiamo superando il centro cittadino di Ravenna. Tra poco andiamo verso l'argine, attraversiamo il ponte e poi sarà per un 25-26 km, tutta in fianco all'acqua. Dai, che grazie alle mie grandissime capacità ci siamo già persi una volta, Non è eh? vero, dai, non è vero. È bugiardo. Gian, ci sono i cerchi nel grano. Appena fatti, eh. Stanotte li hanno fatti. Ciao Ravenna! C'è qualcuno qui dietro che guarda le storie. Vediamo per quanto tempo saremo su questa strada provinciale prima di arrivare lungo l'argine, che non pensavo fosse tutta così. Questo bagliore rosso che vedete è il mio fanalino frontale e qui imbocchiamo la Via Romea Germanica. Intanto c'è Gian dietro che fa cose. Ce l'hai l'antizanzare, Gian? Sì, l'ho incorporato nel sangue. Andiamo. E qui c'è la famosissima colonna dei francesi. Cos'è la colonna dei francesi, tu che sai? La colonna dei francesi fu eretta nel 2006 dopo la vittoria dei mondiali contro la Francia. Siamo sull'argine del fiume. Io spero sia tutta così, tutta alta così, perché al momento di zanze non ce ne sono. C'è a zonzo con zazzo, ma zanze al momento no. È lì in fondo che arriva. È lì, ce l'abbiamo alle spalle oggi. A quanto sembra sono le 5:30, ma lui è lì pronto. E dietro c'è l'alba e finalmente riuscite a vederla perché Gian mi ha appena insegnato come mettere a fuoco. Piccolo trick. Un piccolo trick. Grazie, per fortuna. Da oggi in poi i video sono bellissimi. Qui è pieno di bambù, una pianta spettacolare che si piega ma non si spezza. Che non so cosa sia, non riesco a capire. Non è sicuramente una chiesa, ma è interessante da vedere. Il resto della strada è tutta così, dritta, e penso con poca ombra, ancora fontanelle non ne ho viste. Quindi anche questa, se la vuoi fare sotto al sole, forse è meglio di no. Sono le 7 di mattina. Abbiamo fatto meno di metà percorso, abbiamo fatto 13 km fino adesso.
e io ho già caldo e sento il sole che mi sbatte addosso. Oggi sarà più dura del solito, soprattutto sento le 3 ore che abbiamo dormito anziché tutta la notte, ma anche oggi secondo me la portiamo a casa. Una cosa molto bella di questi posti, oltre all'agricoltura, che comunque non è monocultura, ma sono tutti questi casolari che si trovano ogni tanto, che hanno veramente un bel aspetto, sono belli da camminare questi posti. Questa è la parte emiliana forse più carina che sto vivendo. Fa caldo comunque, sono le 8. Mi sono tolto la parte sotto i pantaloni, anzi ci siamo tolti la parte sotto i pantaloni e siamo a forse 2/3 del percorso. Dico forse perché ci siamo persi in chiacchiere. Siamo arrivati a Coccolia, sempre come una Ravenna. Ma guarda chi c'è qua! Ciao Tiziana! Ciao! Ciao! Buongiorno! Ci siamo fermati un attimo con la Tiziana, con gli altri, ma è arrivato anche il comune di Ravenna a salutarmi! Grandissima, mi ha portato il caffè, le brioche! Fantastica, grazie mille. Grazie a te, Michele. Meravigliosa. Sono le nove, io il caldo lo sento, mancheranno ancora 2 ore perché siamo a 10 km dall'arrivo e quindi spero di essere pronto per fermarmi a bere una birretta il prima possibile. Mancano 10 km prima di arrivare a Forlì, sono già le 9, tra una cosa e l'altra ci siamo fermati, ci siamo salutati, abbiamo trovato l'assessore di Ravenna gentilissima. Però sono in ritardo, io il sole adesso lo sento, il caldo lo sento e inizio a sentire i primi dolori, le prime fatiche. Piedi, ginocchio, caviglia e le prime fitte della testa e comincio anche un po' a sbandare. Ma questo forse è anche poi la mancanza di sonno di stanotte. Benvenuti a Forlì! Qualche chilometro e siamo in centro. E incredibilmente per la prima volta da Padova c'è una mappa di via Romea, anche molto molto bella, fatta bene, quindi complimenti. Devo dire che oggi tappa veramente bella, anche se inizio a sentire il caldo, ma c'è un po' di arietta e si sta bene ancora per il momento. Compagni di viaggio fantastici, ma soprattutto oggi niente zanzare. Certo che qui non c'è un filo d'ombra. Che fatica, mi sento un vampiro. Abbiamo iniziato a percorrere un tratto di strada non asfaltata e laggiù in fondo, spero riusciate a vederlo, ci sono gli Appennini che tra 3 tappe iniziamo. Sono le 9.45, sento il caldo e quindi accelero un pochino il passo, spero di trovare ombra. Se non la trovo, spero di arrivare il prima possibile. Direi che qui in questo momento mi sento un pochino a casa. Valdobbiadene mi manca Stella, mi mancano Johnny e la mamma. Arrivando da lì, la mappa ufficiale scaricata da Via Romea Germanica mi dice di andare di qua, ma i cartelli di Via Romea Germanica mi dicono di andare di qua. Ok. E dura fino alla fine. Alla fine ci fa dannare. Adesso sono passate le 10 e ragazzi, difficilissimo il finale di questa tappa. Bellissimi ragazzi, grandissimi, e siamo arrivati a Forlì. Mancano 3 km, tappa difficilissima per il finale, per il caldo, per il sole, ma sono felicissimo. E adesso, birretta. Ho fermato 3 minuti, mi sono ritrattato un attimo, non ce la facevo più. Di solito inizio a sbandare, via la vista, sui dolori, e quindi 3 minuti di pausa mi hanno fatto bene. Manca pochissimo ad arrivare, manca veramente poco. Adesso con calma ci arriviamo. Ce l'abbiamo fatta circa.
Sono letteralmente sfinito, ma anche oggi siamo arrivati. Con noi Michele Agostinetto, che si sta cimentando in questa impresa bellissima con una finalità assolutamente sociale e divulgativa. Con una malattia di questa natura è veramente qualcosa di assolutamente coraggioso. Sottolineo anche che è un inno alla vita, un inno a non abbattersi di fronte alle difficoltà, e penso che il suo coraggio, la sua forza di volontà sia qualcosa di impugnabile che dobbiamo raccogliere tutti anche nel nostro video quotidiano. Grazie davvero Michele per quello che stai facendo. Io sono Enzo Lazzaro, sono presidente della sezione AISM provinciale di questo territorio. Perfetto. E con molto piacere sono qui vicino a Michele. Per noi è un esempio di come la sclerosi di multipla, per quanto sia una malattia molto cattiva, subdola, dalla quale oggi ancora non esiste la possibilità di guarire, per cui è uno dei punti fondamentali di questa patologia, che tra l'altro cresce, non si ferma, è invalidante progressivo. Thank you.